10 agosto, tutti al mare, come diceva la famosa canzone della Ferri, San Lorenzo di Roma, auguri, bentrovate e trovate, compleanni, due come sempre. Antonio Banderas, l'attore spagnolo, è nato il 10 agosto del 1960. E poi c'è Marina Berlusconi, l'imprenditrice, 10 agosto 1966. Proverbio e poi 12 segni, l'oroscopo, a cavallo giovane, cavaliere vecchio. Ariete. Emozioni intense e bellissime aperture sentimentali. Possibilità di uscire dalla routine e di soddisfare la curiosità per il nuovo. Atmosfera familiare distesa. Per eliminare i problemi di fondo, basta fare un'analisi obiettiva. Attenti alle preziose alleanze, non sciupatele. Toro. Nel lavoro, entusiasmo e chiarezza di obiettivi sono le vostre armi vincenti. Scegliete le strategie con intelligenza, concedetevi ampi spazi nei rapporti interpersonali e guardate le cose con occhi diversi, lasciando che gli altri vi vedano sotto una nuova luce. Gemelli. Versatilità da mettere a profitto. Una buona idea vi proietta nel futuro. Molti bisogni personali a cui dovete dare risposta. Ditevi qualche entusiastico sì ogni tanto. Sfruttate al meglio le ore di riposo con un sano relax. La vostra emotività è infatti piuttosto vivace. In amore siate cauti. Cancro. Esuberanza ed entusiasmo di fronte a situazioni insolite caratterizzeranno questa giornata. Una nota di anticonformismo non guasta nel lavoro. Una premonizione vi permette di affrontare in contropiede un'emergenza. Stimolate discussioni chiarificatrici con soci e collaboratori. Leone. Nel lavoro, brillanti intuizioni vi aiutano certamente a mettere a fuoco efficaci strategie, ma è meglio per ora circoscrivere il raggio d'azione e concentrarvi su impegni a breve scadenza. In amore, seguite la via della semplicità e siate spontanei, sarete più apprezzati. Vergine. Giornata favorevole per esprimervi sia mentalmente che fisicamente, evitando le chiusure. Trasformate l'ostinazione in pazienza e determinazione. Siate realistici nell'impostare un programma di lavoro. Allontanate le persone indiscrete. Farete simpatici incontri proprio in ambito lavorativo. Bilancia. Molto sollecitata la sfera del lavoro e delle associazioni. Urgenza di esplorare nuovi campi. Chiudete i conti vecchi prima di accettare cambiamenti definitivi. In amore, l'intuito vi aiuta. Non date niente per scontato. Avvenimenti inattesi saranno tutti a vostro favore. Scorpione. È il momento giusto per essere anticonvenzionali e rompere qualche schema. Indipendenza di pensiero e bisogno di allargare il campo d'azione. Decisioni da prendere nel settore finanziario. Siate aggressivi ma non eccessivi. Il sovraccarico di energie può rendervi instabili. Sagittario. Apertura verso il mondo esterno e spinta ottimistica a realizzare ciò che risponde ai vostri interessi più radicati. Molta tensione interna, bisogno di affermarvi attraverso l'azione. Sono potenziate al massimo le vostre chance lavorative. In amore siate trasparenti. Capricorno. Atmosfera stimolante e ricca di promesse nel lavoro. Riordinate le idee. Il momento consiglia autodisciplina e impegno costante. Favorite le pubbliche relazioni. Lucidità nei sentimenti. Positivo il bisogno di fare un bilancio. Ricercate un contatto ricaricante con la natura e state il meno possibile in ambienti troppo chiusi. Acquario, giornata brillante in campo sentimentale. Afferrate al volo le chance di successo. Fate il primo passo verso la distensione familiare. L'intuizione guida una vostra scelta e sarà grande la soddisfazione. Liberatevi di ciò che non vi serve. Avete carica vitale da spendere. Pesci, non sprecate tempo e recriminazioni. È la giornata più propizia per guardare avanti ed essere innovativi. Un nuovo progetto va varato con tempismo. Bisogno di evasione da assecondare. Ci sono buone possibilità di successo e di affermazione tra i vostri vecchi e nuovi amici.